Che bello il momento pre-partenza in cui devi correre per casa cercando di capire se hai o meno dimenticato qualcosa da mettere in valigia. Ebbene sì, sono in partenza, quindi ci vediamo direttamente da Roma. Oggi è domenica e da cliché la domenica a Roma si va a Porta Portese. Ovviamente per trovare le cose bisogna girare nella massa. Io vado per fantasia, se vedo qualcosa che mi interessa, colore fantasia, mi fermo. Si trovano diverse tipologie di bancarelle, alcune di roba nuova che di solito sono quelle che non guardo, come second hand vintage ci sono stock di negozio, quindi anche fast fashion, H&M, Zara, a prezzi un po' overpriced, quindi 10-15 euro, oppure bancarelle di usato a 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, 3 euro, oppure bancarelle di vintage che sono quelle un po' più costose. Qui una serie di Levi's. Si trovano anche stock di negozi tipo fast fashion, tipo Zara. Questo è carino. Diciamo però che gli stock di negozi secondo me non convengono molto perché i prezzi sono un po' più alti, tipo qua le cose di Zara stavano a 15 euro, si trovano anche camicette, jeans eccetera a 2-3 euro. Non ho preso niente, ma non stavo cercando niente in particolare, l'unica missione del giorno sicuramente è mangiare, cioè sto aspettando la mia carbonara vegana, non si spiega quanto. Che vengo a Roma penso quanto sia brutto rimanere ad aspettare il pullman con questo sfondo discreto. Direi abbastanza soddisfacente, ogni volta mi riprometto di ordinare primo, secondo, dolce, ma puntualmente dopo il primo sto già scoppiando, quindi anche oggi non sono arrivata al dolce e ho deciso di venire a Villa Borghese per stendermi un po' su tra e rilassarmi un po' di chill post pranzo. Dicevo, fa abbastanza caldo, poi qui c'è tutto il verde, gli uccellini che cinguettano, direi un momento relax perfetto in questa domenica. Vedete una faccia assonnata, è perché mi sono addormentata non so quanto, mezz'ora, tre quarti d'ora con il suono degli uccellini sul prato, perché non avevo nemmeno un telo, però adesso controllerò se la mia camicetta bianca è magicamente diventata verde. Però è stato bellissimo collezzino post pranzo. Sto facendo la turistella perfetta perché adesso sono in Piazza del Popolo a fare un giretto,
domenica perfetta da turista. Ovviamente c'è un sacco di gente in giro, però il riposino al parco ci stava. Quel che resta della mia gioventù. Mio modesto parere, da lì, in quel punto, è uno dei tramonti più belli su Roma, accanto alla Rapacis. È un po' faticosa fare quella salita, però ne vale la vista. Oggi purtroppo niente tramonto su Roma perché sto morendo, sono stanca, sono in giro la stamattina, quindi magari vado a prendere un gelato verso Trastevere e rientro, perché la giornata inizia a farsi sentire. Alla fine ho ceduto al gelato e ho trovato dei gusti senza latte e anche la cialda senza latte con sorbetto di pistacchio, quindi con base di acqua, e cioccolato fondente sempre di base di acqua, molto buono. Lo so, negli ultimi mesi sono tornata spesso a Roma. Con questa città sto creando un legame profondo, inaspettatamente. Mi sta curando nell'anima, nutrendo il pancino con buon cibo e riempendo gli occhi di bellezza. Tutto questo è sempre un buon pretesto per tornare. E poi ogni volta mi sembra di doverla scoprire ancora in tutte le sue meraviglie. Quindi sì, tornerò. Intanto vi ringrazio per avermi seguita in questa giornata e vi mando un bacio grande. Ciao!